amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare il risotto con zucchine e capesante. Vediamo sempre gli ingredienti: 200 g di capesante, 2 zucchine, una cipolla, del vino bianco e del riso e del brodo vegetale. Andiamo alla preparazione. Andiamo a tagliare la cipolla. Andiamo a vedere il pentolino. Adesso andiamo a tagliare la zucchina. Lo sul fuoco e mettiamo un pochettino d'olio. Mettiamo la cipolla. Facciamo soffrire. Quando è soffritta, andiamo a mettere le zucchine. Andiamo a mettere un po' di sale. Mettiamo un altro pentolino e mettiamo una noce di burro. Lo facciamo scaldare. Mettiamo il capesante. Possiamo andare finché non sono dorate dall'altro soffio della pietra.
versare e poi prendiamo con del vino bianco. Tutto il riso in toscato, non è il vino bianco. Adesso facciamo sfumare l'alcol, la quantità no, la mettiamo d'oro. Ecco che l'alcol è sfumato, andiamo a mettere il brodo. Andiamo così fino a fine cottura. Pesante e tiriamo i pezzettini. Andiamo a inserirle a fine cottura. Ecco che manca un minuto a fine cottura, mettiamo le capi sante. Finiamo il fuoco. Adesso andiamo a mantecare con le noci di burro. Facciamo riposare qualche minuto e dopo andiamo al provare assaggio.